Il quadro politico e geopolitico d'Italia è ampiamente descritto in questo libro, di cui ho parlato anche in un video che ho fatto ieri pomeriggio. Ora, questo testo è, a mio avviso, estremamente interessante. Tra l'altro, assieme a questo, e per riuscire a capire cosa significa affrontare il problema italiano, faccio vedere altri due libri. Il primo è questo, è un libro che si trova oggi in edicola e resterà in edicola per una settimana. Peppino Impastato, il quale è stato fatto fuori per ordine di Gaetano Badalamenti. Perché diciamo queste cose? Perché stiamo dicendo semplicemente che la Sicilia è una cosa a sé, non è vero che la Sicilia fa parte dell'Italia. La Sicilia, per quegli accordi su cui noi abbiamo parlato a lungo, gli accordi, addirittura per gli accordi di Lisbona, ancora antecedenti, esatto, del 42, antecedenti, esatto, dell'abbazia di Cassibile. Esattamente, esattamente. Perché le trattative erano in corso già dall'inizio del 42. Perché queste trattative riguardavano soprattutto gli interessi degli Stati Uniti, lo ripetiamo, perché come potevano gli Stati Uniti controllare il Mediterraneo? Il problema risorge anche oggi. Non a caso Craxi è andato a morire nel Mediterraneo, in un paese che appoggia sul Mediterraneo. Non a caso si parlò negli anni 40 di una Lega Latina che avrebbe avuto la possibilità di controllare l'intero Mediterraneo. Quindi gli americani, nel momento in cui si posero il problema... Prima della teoria dell'Europa Unita, ricordiamo. Esattamente, certo. Che è arrivata poi... È del 30. La teoria, cioè l'ipotesi... Quindi era un baricentro verso sud. Esatto. L'italiano, in contrapposizione a quello successivo, un baricentro verso nord. Esatto, ed era stato prospettato, studiato, niente o po' di meno che da un geopolitico inglese. È lui che aveva ipotizzato questa capacità dell'Italia di coordinare attorno a sé tutto un gruppo di nazioni o di paesi in parte latini e in parte rivieraschi del Mediterraneo. Volevi dire qualcosa? Sì, la classica storia della portaerei nel Mediterraneo. Esattamente. Allora, quando gli Stati Uniti ebbero la possibilità di agire nel Mediterraneo, si resero conto che tutte le possibili piazze per il controllo del Mediterraneo erano completamente occupate. Andatevelo a vedere. Abbiamo Gibilterra, abbiamo Suez in mano agli inglesi, abbiamo i Dardanelli che invano Churchill tentò di espugnare durante il primo conflitto mondiale. La battaglia di Gallipoli, ricordiamo. Esattamente. Che ha preso una legnata da Ataturk. E Ataturk però si conquistò il diritto di diventare presidente e dittatore di quel paese. E poi abbiamo Malta, che era controllata dagli inglesi. A questo punto non c'è la certezza, ma è un'ipotesi plausibile, visto che il buon Sturzo stava negli Stati Uniti, che cazzo stava a fare? Sturzo. A prendere ordini. O a dare ordini. Soprattutto a dare ordini. Per conto di Pio XI. 12, scusa. E lì praticamente è nata questa terna. Sicuramente Sturzo ci ha avuto la mano, fondatore della Democrazia Cristiana, non dimentichiamocelo, perché è lì il discorso, è tutto lì, gira tutto lì, quindi gli accordi... Le decisioni le ha sempre prese contestualmente gli altri attori importanti in ogni epoca da che esiste, anche la Democrazia Cristiana. Esatto. Andreotti stava lì in quanto... diciamo esponente della Democrazia Cristiana. No, proprio l'autore degli ordini di Pio XII.
apparentemente suo padre. No, apparentemente. Di fatto. Non padre putativo, padre vero. Carnalmente e come dire, giuridicamente, diciamo così. Da cui appunto il fatto che Andreotti, giovanissimo, già controllava il governo di De Gasperi. A 20 anni 21, quindi ricordiamocelo bene. Insomma. Il governo di De Gasperi, il quale, essendo trentino, non era del tutto affidabile per le strategie. No, ma soprattutto perché era massone di alto ordine. Allora, detto tutto questo, ritorniamo al discorso. Peppino impastato. Questa serie meravigliosa di libri che pochi leggono, perché se in molti li leggessero non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo oggi, dove il controllo da parte di loro signori della popolazione italiana è totale, perché non c'è opposizione. Perché non c'è un'opposizione cosciente. Oramai neppure la parvenza dell'opposizione in Parlamento e fuori. Il Parlamento non esiste proprio. Per fortuna che qualcuno, io lo vedo su internet, che qualcuno ha denunciato questo quadro, però ci vorrebbe qualcosa di più che quella nullità dei 5 Stalle, capito? Che fanno queste cose. Ti ho mandato tante cose. Le ho viste tutte. Ciao. Questa ragazza fa una resistenza che può fare, fa la dentista. Ah, pensate. Fa la dentista e riesce ancora a resistere. L'altra cosa importante, perché fa parte del quadro, ed è questo libro qui. Può esserci la storia d'Italia di oggi senza che ci sia stata l'Inquisizione? No, assolutamente no. Oh, perché il risultato di una situazione sociale, risultato di tutta la storia precedente. Vorrei fare una puntualizzazione. Esattamente. E cioè che la sacra o santa Inquisizione che diciamo è stata organizzata, strutturata nel periodo di Torquemada e dell'altro cardinale, non mi ricordo mai, italiano, famosissimo. Certo, il capo dei gesuiti, non è un caso. Un momento di amnesia. Bellarmino. Lì, diciamo, è la fase già matura dell'Inquisizione, ma la Santa Inquisizione è stata applicata già fin dal 1300, appena dopo Boniface VIII. Andate a vedere l'elenco dei bruciati vivi nel 1300. Ti ricordi che ci fermammo di fronte al monumento a Cecco d'Ascoli? Sì, come no. Cecco d'Ascoli è del 1350, appunto. Quindi parliamo di 2 secoli e mezzo prima del grande pensatore, esattamente. Giordano Bruno. Esattamente. Quindi questo, ecco, la dice lunga sulla intenzione assoluta di controllo della mente, dell'opinione pubblica e della comunicazione. Cosa che oggi sta avvenendo, e sì. Questo è eredità diretta della Sacra Inquisizione. Esattamente, il principio è lo stesso, gli esecutori sono gli stessi. E per quello noi vogliamo far vedere queste cose. E non era elargizione di acqua santa, capito? Adesso le acquasantiere se le sono tolte dalle scatole perché non ci crede più nessuno. Ti immagini se vanno a intingere la mano nell'acqua santiera. Ma all'epoca potevano farla con l'acqua santiera, invece lo facevano col fuoco distruggitore. Leggo una frase, non è ancora nulla, la Chiesa è stata anche questo. Molti vi soccombevano ed allora dicevasi li avesse il diavolo strozzati. Lo diavolo! Resistevano, giudicatasi opera d'incanto e perciò avanti bruciarli. Ti ricordi, scusa, il film I Diavoli? Cazzo che film! Me lo sono visto 3 volte. Ma guarda, tre volte. Le denunce. E quello è una delle stragi messe in atto dalla Chiesa Cattolica in Inghilterra. Esattamente. Esattamente. Ripeto la lettura di questo perché è identico alla situazione di oggi. Ti sei vaccinato? Non è sufficiente. Ti devi fare la quarta vaccinazione.
Non ti sei vaccinato, sei colpevole. No, devi fare pure il tampone. Sì, ti fai il tampone in culo, sulla fregna, sotto il naso, eccetera, e sei l'inquinatore degli altri. È qui, c'è scritto qui, guarda. Voltaire, che ha sempre attaccato la Chiesa a 360 gradi, si interrogava sulle incongruenze di una religione che si professava portatrice di bene. Mi dispiace che uno intelligente e capace come lui non abbia capito che non c'era niente da capire nei messaggi irrazionali della Chiesa. Ma lui l'ha denunciato, è stato il primo, certo. Io so tutte le opere. Certo. Sulle incongruenze di una religione che si professava portatrice di bene e di pace. E le congruenze la stessa cosa di oggi. Sì, sì, il non linguaggio. Noi ti salviamo no? Dalla morte dalla parte fisica dovuta al virus. Devi stare in prigione, ti mettiamo noi, sono io il buono. Ci hanno pure cantato, no? Hai visto i tre stronzi che hanno cantato la canzoncina in televisione? No. Ah, no, non li hai visti? No, no. I tre stronzi. E chi erano? E chi sono qua? Il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Quei tre teste di cazzo che sono sempre in televisione. Non lo so. Quei pseudomedici. Non la vedo la televisione da anni. Pseudomedici. Non la vedo da anni, quindi non la so. Ripeto. Allora, Voltaire, che ha sempre attaccato la Chiesa a 360 gradi, si interrogava sulle incongruenze di una religione che si professava portatrice di bene e di pace e poi all'atto pratico causava tante uccisioni in nome del Signore. Oggi le uccisioni si fanno in nome del virus, ma è la stessa cosa concettualmente. Mi cade la penna per l'orrore nel trascrivere le inumane guisa onde credevasi strappare di bocca la verità. I miserabili alzavano disperate grida. Non è ancora nulla, la Chiesa è stata anche questo. Molti vi soccombevano dalle torture e da allora dicevano gli avesse il diavolo strozzati. È giusto. Certo. Sei morto, è stato il virus. Certo, è stato il diavolo. Mica è stato il vaccino. Quello è un semplice esecutore, un mezzo, uno strumento. Resistevano. Giudicatasi l'opera d'incanto. Tu non vuoi fare il vaccino, sei incantato, ti hanno fatto un incantesimo, capito? Sei stato trasformato. Non sei nel pieno delle tue idee, della tua consapevolezza. E perciò, avanti bruciarli, si spogliavano dei vestiti, se ne radeva il corpo, talor fino si davano dei purgativi per cessare le malie che fossero fatte nei peli e negli intestini. Questa è la verità. Te vengono a casa, hanno detto... Andatevi a vedere I Diavoli, che è un film eccezionale, sotto il profilo della regia, delle immagini, della contestualità dei fatti e della correlazione con la vita reale davvero esistente in Gran Bretagna nel 1350-1400. È incredibile. Lì capirete tutto quello che c'è da capire su questo argomento che affrontiamo oramai da 2 anni. Coloro che morivano sotto le torture, decine di migliaia di casi, non trovavano fine al loro calvario con il decesso, venivano lo stesso bruciati in effigie, perché la giustizia divina avesse il suo corso fino in fondo. Infatti Dio è un fotografo. Nessuno sa che Dio, il babbo di Gesù, è un fotografo. Capito? Che congela le immagini. Venivano simbolicamente arsi in effigie anche coloro che erano riusciti a fuggire prima della tortura o i condannati in contumacia. In loro vece si poneva sul fuoco un dipinto o una statua di legno. Durante le torture succedeva che i più non reggevano. Certo. E per liberarsi da tanto sterminio, colpa o non colpa, confessavano tutto quello che c'era da confessare. Giudice voleva, finché, come confessi, venivano cassati gli atti loro, messi nel fisco i loro beni, perseguitati gli eredi. Certo. Basta ricordare la duchessa famosissima romana a cui il Papa
aveva estromesso, ah, beh, ma caso, 7.000 quando noi abbiamo fatto, di terreno. Noi abbiamo fatto un paio di video di fronte alla porta da cui usciva la povera Cenci, sì, la povera Beatrice Cenci, accusata delle peggio cose dal Papa. No, sei viziata dal Papa, sì, pure dal fratello, sì, pare, quindi di tutto e di più, di tutto, infine di più, impiccata e arsa. Esattamente. In questo meccanismo perverso di imputazioni fasulle, anche adesso, non ti sei vaccinato! Confessa che non ti sei vaccinato! Ma che cazzo, con io non sarebbe... quello che hanno approvato ieri sera, stanotte tutto è possibile. Tutto. Non esisteva una benché minima linea difensiva. Nessuno aveva il coraggio di presentare prove a discolpa degli incriminati perché sarebbe stato accusato a sua volta di stregoneria. Guarda un po'. Non ti permette. Quello che è successo in Russia, sì, nelle purghe varie, che sono state, e adesso le purghe decine stanno di milioni facendo... di morti. Sì. A proposito di Russia, stanotte è uscito un editto, diciamo così, sì, una oddio, non mi viene la parola esatta, comunque insomma, tipo un editto, adesso non mi viene in mente la parola esatta, magari non suggerisci te, che pare abbia emanato Putin, in cui dice che tutto viene nazionalizzato, esatto, tutto viene, ma proprio sì, da oggi, bene. Tutto ritorna alla Repubblica Socialista Sovietica, perfetto, e cioè, quindi tutto viene ripristinato secondo il volere del popolo russo, perfetto, con tutti gli annessi e connessi, che ovviamente viene applicata immediatamente la legge marziale, perfetto, da oggi, così impari a rompere i coglioni. Quello. Non so se è vero o no, in ogni caso se è vero è la tendenza è quella, certo, perché questi continuano a rompere le palle in Ucraina, a certo, parte alcuni diritti fondamentali del popolo ucraino, però lì lo scopo è quello di rompere le palle, certo, alla Russia, certo. Allora, non era permesso neppure di essere assistiti da un avvocato, erano ammessi solo i testimoni di accusa, e questo è uno. L'altra cosa che vorrei aggiungere: la mentalità chiesastica custodiva nella mano destra un Vangelo e nella sinistra la rabbia, cieca contro tutto ciò che non riusciva a spiegarsi. I fenomeni naturali, i problemi di salute, le avversità quotidiane, l'universo femminile. Tutto ciò che non rientrava nei canoni del sapere doveva per forza essere diabolico, colpa di qualcuno. Dio era troppo perfetto per poter sbagliare. Satana e le sue donne erano le colpevoli. Fu consigliato al giovane innamorato e deluso di recarsi in Spagna per dimenticarsi della servetta Caterina. E qui c'è tutto un discorso che sorvoliamo, perché quello che a noi interessava era far capire la sostanza della similitudine della situazione repressiva nella quale noi comunque stiamo vivendo con quella che è sempre esistita in questo nostro paese, perché poi quelli che condannano sono sempre gli stessi, sono sempre gli eredi degli stessi, gli manca solo la tonaca nera, capito? E qui abbiamo un'ultima cosa che volevo leggere, se riesco a trovarla, non l'ho trovata e la lasciamo così perché tanto non importa molto. Sì. Allora, c'è un altro aspetto che è bene tenere presente, che riguarda gli ordini cavallereschi cattolici. La società alto medievale era costituita da una suddivisione geografica in larga misura coincidente con la ripartizione delle confessioni religiose. A partire dal secolo IX d.C. l'Europa di fatto coincideva con l'area di diffusione del cristianesimo, da cui la definizione assieme geografica e politica di cristianità. Mentre la costa della Nord Africa, il vicino Oriente e l'Asia occidentale costituivano il territorio dell'Islam, soggetto al califfo da prima insediato a Damasco, quindi a Baghdad, ricordiamocelo, Damasco e Baghdad. Non ci vedete qualcosa di similare alla realtà di oggi? Damasco è una delle città che conta. Salvo contrasti locali di portata più o meno temporanea, le relazioni fra i due mondi religiosi
non erano improntati al conflitto permanente o comunque alla rivalità militante, com'è testimoniato dal fatto che Carlo Magno e Harun al-Rashid intrattenessero regolari relazioni diplomatiche, ma anche San Francesco andò lì e si salvò per miracolo, perché quando Gerusalemme fu assediato dai cavalieri, che erano quei cavalieri lì, perché si dividevano tra Rodi, Malta, Cipro, erano tutti fuori, come dire, espatriati, erano tutta gente espatriata, emigrati, che costituivano appunto qualcosa al di fuori dell'organizzazione statale preesistente, ecco perché Rodi, Malta e quant'altro. E quando San Francesco, quando Gerusalemme fu assediata dai crociati, San Francesco stava lì perché era a contatto con il califfo e riuscì a salvarsi per miracolo scappando tra le grinfie dei, se no i crociati l'avrebbero fatto fuori. Questi sono gli aspetti importanti della storia del cristianesimo. Protetto da Soleiman contro i cavalieri cristiani, dicono. Chiamali cristiani. Dicono. Se però il territorio europeo era prevalentemente omogeneo dal punto di vista religioso, con la sola eccezione della presenza di sparse comunità ebraiche, il mondo islamico era invece marcato da una costante presenza di minoranze cristiane appartenenti sia alla confessione ortodossa che ad altre chiese non calcedoniane minoritarie. I luoghi santi delle origini del cristianesimo facevano parte del territorio dell'Islam e l'accesso ad essi da parte di pellegrini cristiani non conosceva rilevanti opposizioni, anzi era regolamentato e tassato dalle autorità locali. Leggo queste cose perché è bene sapere qual è stato il ruolo di questi cavalieri cristiani tanto decantati nel rompere i coglioni agli islamici. No, bisogna dire che mentre gli islamici tolleravano, quantomeno, i cristiani non tolleravano affatto. Esatto. Questa è la sostanziale differenza. E non solo. Gli islamici beccavano pure i soldi, perché certo, i fedeli che andavano lì. Questo assetto subì un duro colpo con la predicazione di Pietro l'Aretino e il bando delle crociate ufficialmente sostenute dal pontefice. Con questo chiudo per dire che la provocazione avviene sempre dalla parte dei cristiani e non dalla parte degli islamici, per cui i vari attentati che hanno fatto i cosiddetti islamici sono tutti falsi, sono, a cominciare da quello alle Torri Gemelle. Diciamolo una volta per tutte. Mi viene che ridere, c'era mi viene che ridere. Allora, posso andare? Prosegui. Aspetta che io lo spengo e poi riparto, perché la cosa è piuttosto lunga. Allora, abbiamo registrato per una venticinquina di minuti. Benissimo.